La tecnica dello stucco raggiunse il suo massimo splendore a Venezia attorno al Settecento grazie a una schiera ristretta di abili artigiani. Con stucco antico, Sikkens ripropone questa nobile finitura per donare a ogni parete un prezioso effetto decorativo unito al fascino dell'antico. Per ottenere questo effetto sono necessari una spatola americana in acciaio inox, una spatola americana di plastica, una spatola triangolare in acciaio inox, due spatole in acciaio inox da 15 e 8 cm. Prodotti: fondo Feinputz, finitura stucco antico. Protettivo opzionale, finitura per stucco antico. Verificare che la superficie sia pulita, asciutta, priva di polvere o crepe. Su supporti nuovi o molto assorbenti, utilizzare un adeguato prodotto di fondo. Prima di utilizzare Feinputz, è necessario applicare un fondo irruvidente. Applicare una mano non diluita di Feinputz nel colore desiderato mediante la spatola americana d'acciaio. Dopo aver rimosso l'eccedenza di materiale, mentre il prodotto è ancora bagnato, lisciare mediante la spatola americana di plastica operando con movimenti circolari. Importante, per evitare problemi di giunte, si consiglia di lavorare in due persone, una applica Feinputz e l'altra lo liscia con la spatola di plastica. Carteggiare la superficie con carta abrasiva numero 100-120 per ridurre le irregolarità, quindi pulire per rimuovere la polvere. Applicare la prima mano non diluita di stucco antico mediante la spatola in acciaio inox da 15 cm operando a spatolate incrociate. Per eliminare problemi di giunte, applicare il prodotto evitando sovrapposizioni dall'andamento lineare. Importante, per ottenere il miglior risultato, utilizzare Feinputz in una tinta più scura rispetto allo stucco antico. Carteggiare ancora una volta per lisciare la superficie con carta abrasiva numero 120-150 e ripetere la fase precedente. Quando la superficie sarà asciutta, carteggiare con carta abrasiva numero 120-150 e, dopo aver pulito, applicare nello stesso modo la terza mano di stucco antico. Lucidare la superficie quando lo stucco antico è ancora bagnato mediante la spatola in acciaio inox da 15 cm utilizzata per l'applicazione preventivamente pulita. Per migliorare la resistenza meccanica e la lavabilità della superficie finita a stucco, si può applicare il prodotto finitura per stucco antico impiegando la spatola in acciaio inox da 8 cm. Lucidare finitura per stucco antico quando il prodotto è ancora bagnato, impiegando la medesima spatola preventivamente pulita. La finitura può essere facilmente pulita con una spugna morbida, utilizzando acqua addizionata con i comuni saponi e detergenti neutri. Importante, non utilizzare cere per proteggere stucco antico, al fine di evitare problemi in occasione delle successive manutenzioni. Quando la superficie sarà asciutta, apparirà un effetto altamente decorativo che, grazie ai suoi contrasti, dona a ogni ambiente la preziosità, il fascino dell'antico. Per terminare, riassumiamo le fasi principali. Attrezzatura. Una spatola americana in acciaio inox da 28 cm. Una spatola americana di plastica da 28 cm. Una spatola triangolare in acciaio inox. Due spatole in acciaio inox da 15 e 8 cm. Prodotti: fondo Feinputz, finitura stucco antico. Protettivo opzionale, finitura per stucco antico. Ciclo di applicazione: una mano di Feinputz, essiccazione 12 ore. Tre mani di stucco antico attendendo 4 ore tra l'una e l'altra, essiccazione 4 ore, una mano di finitura per stucco antico.